Oggi ragazzi mi sono svegliato prestissimo perché è uscita la nuovissima skin Jackie perfora tutto e io devo impegnarmi al 100% perché dobbiamo riscattarla. Quindi innanzitutto dobbiamo indovinare il quiz, cioè dobbiamo indovinare il prezzo della skin. Eccola qui, 150 gemme per Jackie perfora tutto. Trovate il video originale di Strash qui sotto in descrizione e vediamo se riusciamo a superare questa prima sfida. Allora, questa skin di Bea 150, anche questa che purtroppo non sono riuscito a riscattare, si passa al prossimo. Iris, 30 gemme. Mi sa che... Ok, ci siamo, let's go. Per ora le ho indovinate tutte quante, però ne mancano tipo altre 7. Jackie, questa qui ce l'ho, costa 30. Perfetto, raga, questa qui è abbastanza carina. Alla fine è una skin classica da 30 gemme che cambia solamente i colori dei vestiti. 80, raga, no, 150, ti prego, sì, per fortuna che mi sono ricreduto, per fortuna, per ora le abbiamo indovinate tutte. Questa qui di Tic, 80, sì, questa qui 80 mi ricordo bene perché l'ho shoppata, raga, questa skin è davvero bellissima e non costa neanche 150 gemme. Si passa al prossimo, Maxine, 80 gemme, perché un botto di gente si era lamentata che diceva no, questa qui è una skin che vale 30 gemme, in parte avete ragione, però comunque è bella, 80 gemme anche per Corvetto Bianco, raga, ma quante ne sa Kato-san? Mi raccomando, spolliciata più non posso per prossimi video di questo genere. Semino tropicale, 30 gemme. Questa skin è fantastica e costa soltanto 30 gemme. Assurdo, anche questa qui ce l'ho. E si passa all'ultimo, Eugenio Malvagio, 150 gemme. Let's go, le abbiamo indovinate tutte. Ma mica finisce qui, signor Kato-san. Noi ovviamente dobbiamo passare alla ruota No Super con Jackie. Direi che questa seconda sfida del non utilizzare la super in partita la proviamo all'interno di Foot Brawl. Dai Kato-san, concentrati. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi tutti quanti al canale cliccando la campanellina. Raga, senza utilizzare la super è abbastanza difficile, però abbiamo già fatto una bellissima azione, stavamo per segnare, ne abbiamo killati due di loro, però dobbiamo stare attenti a questa scena. Salve signorina Shelly, come va? Come va? No, io la super non gliela faccio ricaricare, mi dispiace, ok? Che io... No raga, no, fermi tutti. Lo so, è partita. Ok, mi sono meritato il gol da parte dell'avversario. Alla fine non ha cambiato le sorti del gioco, ma vi giuro che ho miscliccato. Non dimenticate che comunque prima mattina io mi sono svegliato da pochissimo e quindi non connetto ancora benissimo col cervello. Non la sto utilizzando, però nessuno mi vieta di utilizzare il gadget. Kato-san, prova il tiro. Guarda lì quella baby, quando doveva ritornare in gioco, proprio quando io sto sotto la porta, avevo poca vita e stavo per segnare. Assurda sta cosa. Allora, ci dobbiamo concentrare ancora di più perché già ho sbagliato prima che ho utilizzato la super. Però, Kato-san, prova di nuovo ad avanzare. Prova il tiro del gol. 1-1. Dai, che la partita è ancora aperta. Vi ricordo che posso utilizzare ancora un altro gadget. Cioè, i gadget sono davvero formidabili. Vai, Pocio, vai, Pocio. Guarda lì dove si è fermata la palla. Non ci voglio credere. Avrebbe dovuto tirare con la super. No. Sì. Oddio, che sta su. Oh, allora, io non ci ho capito niente di questa partita. Cioè, Pocio si era bloccato davanti la porta. Ma ne va bene così perché anche la seconda sfida ce la siamo portati a casa. No, cespugli. Ci proviamo in arraffa gemme. Ci dobbiamo assolutamente concentrare perché questa mappa comunque è abbastanza cespugli. Praticamente dovrei rimanere bloccato al centro mappa. Comunque nei lati non ci posso andare visto che sono pieni di cespugli. Ecco raga, voi dovete fare come me. Fate la sfida, andate al centro della mappa, vi fate killare da Piper e Pocio e poi respawna. No vabbè, no, a parte che non era neanche Pocio, era Bombardino. Ok Kato-san, veramente sonno, si vede che ti sei svegliato proprio mezz'ora fa. Oddio, no, raga, vi giuro che questa sfida è impossibile. Proviamo a raccogliere qualche altra gemma, però restare al centro della mappa senza un minimo supporto e con Piper dall'altra parte che ti attacca, vi giuro che è difficile. Mi sa che questa terza sfida non riusciamo a portarcela a casa. No, vabbè, cioè... Spiegatemi io come devo fare ad avanzare, perché tecnicamente con Jackie mi dovrei mettere più nei lati della mappa per cercare di limitare in qualche modo i danni. Ma come faccio? Non posso andare nei cespugli. Se c'è qualcuno che inizia a spaccare i cespugli, tipo boh, piazza delle trappole a caso, la gente ci passa sopra e quindi spacca tutto. Però attenzione che hanno fatto una bella kill. Allora facciamo innanzitutto fuori questo qui. È partito il conto alla rovescia per gli avversari. Ovviamente io di qua non ci posso andare. Però vai Kato-san, vai Kato-san. Guarda lì quel bombardino.
con 1500 di vita. Ci hanno fatto fuori. Proviamo ad utilizzare un altro gadget completamente a caso. E niente, la terza sfida l'abbiamo persa. Va bene, Katosa, non demordere, che ne hai vinte già 2 su 3 solo, ma in duo. Ok, devo essere sincero, su questa sfida sono abbastanza bravo. Salve signor Bombardino, ci vedremo a fine partita quando abbiamo fatto almeno secondo posto. Per favore, gioca bene. Il problema è che io magari da solo posso riuscire a fare qualcosina con Jackie, perché comunque è un botto di vita, mentre Bombardino da solo senza un supporto non può far niente. Però signor Bombardino, so che lei non può mai sapere che io sto facendo la sfida, però per favore non mi aiuti, perché vi spiego un attimo il solo main duo. Devo avviare una sopravvivenza duo, ma in realtà devo andare a giocare da solo, cioè mi devo allontanare a tutti i costi dal mio compagno di squadra, a parte nel gioco finale che inevitabilmente sta vicino a me. Perfetto, kill fatta, siamo già 6 power up raccolti. Vi ricordo che per vincere questa sfida dobbiamo fare almeno secondo posto. Dai. Ah, è morto il mio compagno, non è che ci interessa più, anzi meglio così che è morto il mio compagno. E l'unico vantaggio che ti può dare questa solo main duo è che se muore il tuo compagno ancora in vita, in qualche modo riesci a respawnare. Salve. E no, ecco, guardate, se magari non si fa killare. Signor Bombardino, per favore, non si... Cosa sta combinando, raga? Scappa. Vabbè, però io trovo anche dei compagni di squadra che sono abbastanza discutibili, eh. Oh mio Dio, abbiamo iniziato benissimo e quest'ultima sfida non riusciamo a vincerla. No power up. Ok, concentrazione attivata. Siamo in sopravvivenza solo, dobbiamo piazzarci almeno quarto posto, ma a tutti i costi non dobbiamo raccogliere power up. E ovviamente non posso neanche camperare, quindi dobbiamo andare addosso agli avversari. Di là c'è un energetic, di qua c'è un signor Beryl. Sta mappa è davvero complicata, e queste ultime mappe che stanno aggiungendo su Brawl Stars sembrano molto ma molto più grandi. Dai signor Corvetto, si faccia killare per favore. Attiviamo il gadget. Boom. Ok, fatto fuori. Ovviamente il power up di Corvetto non posso raccoglierlo, ma siamo già 9 brawler rimanenti. Recuperiamo assolutamente la vita e si continua ad avanzare. Vediamo di qua, sicuramente c'è qualcuno, raga. Qui camperato al centro, tipo un bull. Bull, dove sei? Bull, lo so che sei qui. Niente, non c'è. Va bene. Continuiamo ad avanzare. Ovviamente Katosan non devi mai e poi mai camperare. Rosa con 5 power up. Sì, vai dall'altra parte. Dai, che ti ho conservato un power up, signorina Rosa. Se ne vada, per favore. Si continua ad avanzare. Sembrano le rimanenti, ne mancano altri 2. Non ci credo. Boom. Vabbè, scappiamo. Ok, per fortuna che quella Jackie se n'è andata, perché comunque avevo un power up. E io che sto a 0, perché purtroppo non ne posso raccogliere altri, sicuramente ero più svantaggiato. 5 brawler rimanenti, per favore, arriviamo a 4. Guarda qui, perfetto. 4 brawler rimanenti. Sì. Vai. Continuate a killarvi. Proviamo a fare... No, vabbè, ci sono passato addosso al power up, però ormai la sfida è già vinta. E finalmente ci portiamo a casa un'altra sfida. Ed eccoci qui, finalmente siamo pronti a riscattare la nuovissima skin Jackie Perforatutto. E ovviamente io ci tengo a precisare che l'ultima sfida è stata vinta perché ho raggiunto il quarto posto prima di raccogliere il power up. Cioè sì, ho raccolto i power up, ma ormai avevo già superato la sfida. Siamo pronti, 3, 2, 1, 105. Oddio, seriamente devo cliccare 2 volte. Va bene, 150 gemme per questa nuovissima... Dove... Zio, lo so, però stavamo facendo la sfida, zio. Lo so che tu mi vuoi bene, dai. Abbiamo anche una bella cassetta gratuita. Però prima dobbiamo provare questa fantastica skin. Cioè, guardate l'animazione. È davvero un qualcosa di... Jackie, però così ti viene mal di testa, eh. E let's go. Eccoci qui all'interno della partita. Siamo in Foot Brawl e dobbiamo cioè, guardate qui, caccia tipo un qualcosa di assurdo, come se Corvo ti ha avvelenato. E va bene, volevo farvi vedere l'animazione di morte, non ci sono riuscito purtroppo. Riesco a prendere la palla, ok, ci siamo riusciti. Bea riesce a darmi un colpo, ma questo non è un problema, cioè di certo questo non ci può fermare. Katosan prova il tiro e ci riesce, let's go. Primo gol portato a casa. Cioè guardate il gadget di Jackie quanto è forte. Ovviamente io devo provare ad utilizzare anche la super, vediamo. No, l'animazione con la super non è diversa, rimane solamente Bea in vita, che ora killiamo proprio easy, perfetto, riusciamo a killarla, passiamo la palla.
palla al signor Mortizio. Passala di nuovo a me, Mortis. Mortis, passami di nuovo la palla. Perfetto, ci siamo riusciti. E adesso dobbiamo avanzare di qua. Quindi utilizziamo un altro gadget. Proviamo il tiro completamente a caso. Va bene, Kato-san, calmati e concentrati. 1:20 rimanenti. Purtroppo stanno avanzando Beryl tutti quanti. Proviamo ad utilizzare una super completamente a caso. Niente, raga, mi sa che qui non ce la facciamo, perché stanno solamente Colt e Mortis. Per favore, non fatevi segnare. Sì, ce l'abbiamo fatta. Si continua ad avanzare. 1 minuto a partire da ora. Mortis sta provando a tutti i costi ad avanzare da solo. Ma perché non fai il gioco di squadra? Mi conviene andare da quest'altra parte, perché ora Barry l'utilizzerà la super. Riusciamo a farlo fuori. Il problema è che non posso avanzare più di tanto, perché Shelly ha la super carica. Quindi se Mortis la passa a me, perfetto. Io provo il tiro nell'angolino. Non ci sono riuscito. Peccato. Aia, raga, aia. Bella azione da parte di Shelly. Purtroppo non potevamo fare niente. 2-1. No. Ok, supplementari. Si è spaccato tutto. Molto probabilmente potremmo stare anche in vantaggio, a meno che ora non si fanno segnare. Guarda là quella Bea che c'ha la super pronta. Anche Shelly. Il problema è che tutti quanti loro hanno la super carica. Shelly l'ha sprecata tantissimo. Passa da quest'altra parte, Mortis. Io ovviamente non posso andare a prendere la palla, altrimenti mi fanno fuori. Niente, raga, non riusciamo più ad avanzare. No, Beryl, calmati, prova il tiro, meno male non ci è riuscito, oddio, ha preso l'angolino, però è andato esterno. Allora, mi sa che o è un pareggio o è una sconfitta, perché ormai mancano solamente 15 secondi ed è una sconfitta, raga, ve lo garantisco, questa qui è una sconfitta, a meno che non riusciamo ad attirare Beryl. Ok, niente, non riesco più a killarli. 4, 3, 2, 1. E vabbè, la prima partita è un pareggio. Però Kato-san anche nel pareggio riesce a fare il migliore. Andiamo ad aprirci anche la cassa e ti pare che trovo qualcosa? Ma quando mai?